È un medico. Come un medico? Ragazzo al 2? Sì. Sì. È un medico che c'era in pronto soccorso, è stato ricoverato e ha il Covid. È stato intubato e anche lui ha fatto l'iter come tutti gli altri. È dell'82. È veramente una calamità. Si ammalano gravemente tantissime persone. Ed è un'insufficienza respiratoria da mettere a rischio la vita. Pazienti che finiscono in terapia intensiva si prevede una mortalità del 50%. Cioè. Sono parecchi anni che lavoro qui in terapia intensiva, sembra di vivere un qualcosa che vedi solo nei film. Adesso è un afflusso proprio soprannaturale. C'è un impegno commovente. Tutto il personale, diciamo, sia medico che infermieristico, me li vedo arrivare anche quando non sono di servizio. Magari devono fare la notte, vengono anche al mattino a dare una mano. Io ho visto qualcuno piangere, ma lamentarsi non ho mai visto nessuno. Perché lei non è preoccupato per Un po' sì, eh. Nell'emergenza cinese sono morti anche gli operatori sanitari. Abbiamo già avuto colleghi che si sono ammalati, colleghi che si stanno ammalando. Io come fascia di età ci sono. Penso che la struttura adesso stia arrivando al punto di saturazione. Non servono solo i posti letto, ma serve soprattutto chi fa assistenza, servono i dispositivi di protezione individuale, servono i ventilatori.